Ma non c'è un sentiero. Sono felice. Oh! E basta chiamarmi. Eh sì, che bella quando ti svegli la mattina presto. E sono le 5:30 quasi. Le 5:30 vedi un bel paesaggio. Un bel paesaggio, vabbè. Un paesaggio urbano, come dire. Da fuori alla finestra tua, della camera tua, che tra l'altro è bellissima. È prestino, però sapete com'è. Bisogna alzarsi la mattina. Vado al bagno? No, ancora poi te cacchi so. Vabbè, cari ragazzi. Ciò che faremo oggi sarà sensational. Stavo laggando prima, non so per quale motivo, vabbè. Bella a tutti ragazzi, con voi Vince, siamo con un'altra puntata di... Non voglio essere chiamato nessuno, da nessuno. Siamo con un'altra puntata di GTA Online. Guardate un po' i vestiti. Più o meno l'imitazione dei vestiti che ha Tom Cruise, Ethan, ecco, il personaggio che interpreta Tom Cruise, all'ultimo Mission Impossible, cioè Mission Impossible Fallout. Il sesto film di Mission Impossible. Sono qui nel mio appartamento perché praticamente, cari ragazzi, io in realtà avevo già guadagnato un bel po' di soldi per potermi comprare una macchinuccia che poi vedrete che macchinuccia sarà. Praticamente quello che faremo oggi con questi soldi è comprare, io a dire la verità ero molto indeciso, poi vabbè ho visto semplicemente questo. Spero di non star a fare un bellissimo fail. Urca. E allora hanno cambiato. Perché quando avevo visto nel negozio, praticamente, fra gli sconti che stava una base operativa che costava sugli 800.000 dollari. Allora io ho detto, quasi quasi, me la compro, sai com'è. E invece no, a quanto pare, proprio mi hanno colto di sorpresa, come dire. Che giusto. Hanno cambiato, diciamo, le cose i saldi, dalle basi operative che stavano, le hanno cambiate e hanno messo gli sconti su che cavolo di macchina è questo, non lo so, vabbè. Mi avranno colto di sorpresa, porca miseria, perché io volevo comprare la base operativa, non il bunker. Ma vabbè, io direi di approfittarne adesso, visto che c'ho tutti questi soldi. Mi rimarranno 400 e qualcosa, o forse 300 e qualcosa, molto probabilmente, di soldi. Da quei soldi andrò avanti cercando di vedere, di guadagnare altri soldi, ovviamente, per potermi comprare qualche altra cosa. Ci sarebbero comunque delle macchine che potrei comprare. Con tutti questi soldi potrei comprarne più di una di macchina. Però, a dire la verità, certo, a dire la verità, con i posti auto non sono messo proprio maluccio. Certo, c'ho un garage, poi c'ho il garage della clubhouse, poi c'ho il garage questo qui, anche se il garage questo qui l'ho già riempito abbastanza, come dire. Ma vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Quello che costava proprio pochettino, mi pare questo? Yes. Costa 700.000 alla fine, quindi mi rimarranno 300.000 esatt, per dire. Quindi vediamo un po' il bunker. Vediamo, però cappero, preferirei non spendere tutte queste cose. Alloggio personale, poligono di tiro, potrei, ma non voglio. Trasporto, quanto costa il trasporto, vediamo un po'. Io ce lo metterei in mezzo, ma sì, dai ragazzi, mettiamocelo in mezzo, almeno il trasporto, va. Allora, sì, un po' di soldi mi sono rimasti. Imposto la meta, torniamo alla mappa e mi sono comprato il bunker. Che poi non so che cavolo si fa col bunker. Sì? Se l'acquirente non pensava saremmo riusciti nel passaggio di consegna. Non ho letto manco bene. Vabbè, entra nel garage che mo vi faccio vedere questa bella macchina che mi sono comprato. Inoltre, non solo la macchina, mi sono comprato un paio di cosucci, insomma. Mi sono comprato questa moto da cross. Sì, non me ne frega niente. E basta chiamarmi. Qui c'è questa moto da cross che proprio non so, tolto l'ospizio. La volevo comprare, una moto da cross, farla rossa, proprio così, da corsa. Volevo farla. Questo mi era piaciuto il design, devo dire, è molto caratteristico. Poi nera fa più da
Questa in realtà la voglio modificare, la modificherò più avanti. Questa è veramente, cioè l'accelerazione è una bomba, cioè accelera più velocemente di quella della Pegassi. Questa è la macchina nuova che mi sono comprato, questa costa 500.000 dollari, non è, non 500.000 esatti, però al bacio veramente, cioè è una cosa fantastica. Guardate, con i neon da sotto rossi, tutta nera, opaca. E col fumo rosso potresti andartene? Te puoi andare, bravo. A parte il bunker che è quanto distante? Cacchio, 8 km. È distante 8 km da casa mia, oppure dall'ufficio mio. Vabbè, ma fa niente. Non so come voluto comprare. Ma praticamente, a parte te, ecco, che mi hai fatto confondere. Praticamente questa è una macchina blindata. Ovviamente prima o poi esplode, però comunque è blindata ed è molto bella. A me mi piace moltissimo la targa modificata, cioè personalizzata, veramente una bomba. L'ho potenziata, è ovvio che però la vorrò insomma potenziare al massimo del suo livello per quanto riguarda l'armatura, la velocità, la frenata, insomma quelle cose là, però modificarla così esteticamente già così mi basta, perché veramente mi piace moltissimo questa macchina, cioè veramente una cosa bellissima. Inoltre, appunto, il caro signorino qui, Lester, se mi fai leggere magari il messaggio, praticamente Lester proprio mi chiedeva se potevo comprare la base operativa. Il problema è che la base operativa, caro Lester, Lesterino, costava un pochettino di più di quanto avessi io, e quindi ne ho approfittato per comprare il bunker che costava 700.000. E qualcosa mi è rimasta, come potete vedere. Vabbè, ho sprecato 80.000 dollari per 80.000 dollari per un per una macchinina proprio, pare manco se l'avessi comprata dal negozio accanto a casa mia delle macchinine, proprio pare manco fosse le macchinine dell'edicola, oppure le macchine da scontro, pare. Cioè, per una macchinina 80.000 dollari. Vabbè, no, è possibile. Però, cioè, che cavolo, costa meno un'altra Ford Mustang che una cosa del genere. Madonna, come l'ho scansato quello. È stato un sorpasso da Mission Impossible proprio, eh. Vabbè, insomma, io mi sto un po' fissando sti giorni con Mission Impossible, tant'è che mi sono visto tutti e 6 film. Vabbè, a parte il sesto, che me lo sono visto al cinema. Tant'è che, come avete visto, mi sono comprato i vestiti che assomigliano a Mission Impossible, un po' modificare, vabbè. Però non solo quelli, mi sono fatto un po' di, ho comprato, ho fatto un po' di shopping, insomma, per quanto riguarda i vestiti, perché avevo un bel po' di soldi, allora ho detto, beh, scialacquiamo un pochettino, perché prima o poi lo dovrò fare, cioè avevo pochissimi vestiti, poche magliette, veramente stupidaggini. Allora tanto vale che, cioè, un giorno o l'altro dovrò farlo, dovrò comprarmi qualche vestito così. Comunque, nel frattempo che sto chiacchierando, che stiamo chiacchierando, non sto facendo una chiacchiera, non quella di, non le chiacchiere di carnevale, ma le chiacchiere proprio, capito? Ehi, questo mi viene addosso. Beh, in realtà lì stavo andando prima io addosso, vabbè. Insomma, questo è il mio bunker, siamo arrivati, porca miseria, proprio 8 km. Ma non c'è un sentiero. Non c'è un sentiero. Insomma, si va in mezzo alla strada da sé. Guarda che sentiero non è sinonimo di sicurezza, eh. Ok, stiamo entrando con la mia bellissima, non mi sto ricordando come si chiama, vabbè, la mia bellissima macchina blindata. C'è intanto un albero, che cos'è? Un cipresso, che cacchio è? Un pino, ecco, sarà un pino. Cosa ci spetta dentro? Diciamo che ho visto comunque qualche video. Il nostro caro Tom Cruise. Sto scherzando. Oh, c'è un camion. Ah, tu sei quello che mi chiamava sempre, che mi scocciava. Ma mo che l'ho comprato il bunker, mi raccomando, non me rompere. O meglio, se mi vuoi chiamare, chiama qualche bot, ma proprio qualche bot. Sai come vanno queste cose? Certo, caro, come ne, che caspita ne so io. Ma falli lavorare tranquillamente, dai. Mo mi fai andare, mo la testa la perdo, pure di partire così veloce.
Praticamente queste sono tutte le cose che possiamo aggiungere, io non le ho messe, ma vabbè, potrei anche aggiungerle più avanti, ma sai che me ne frega. Questo sta facendo il giretto, si sta divertendo un po' con il coso, nel frattempo mi sta spiegando, io non ho letto un cacchio della verità. Che non mi hai mai visto. Stavi delirando. Ma vabbè, delirando. Ok, qui possiamo mettere la cara macchinina. Vediamo, potrei anche prendere qui la macchina. Ma qui che cosa c'è? Ah, la carrozzeria del centro operativo. Wow. Beh, questo mi interessa. E questo deve essere il nostro caro meccanico. Sì, sicuramente. Vabbè, in effetti avevo visto che si prova a fare un salto di qualità. C'è un centro operativo mobile con motrice rimorchio. Infatti io stavo vedendo proprio quello, perché a quanto pare da un bel po' di tempo in realtà, però sta il centro operativo mobile, né? A partire da $1.200.000. E credo proprio di che come prossima cosa mi potrei comprare questo. Proprio, sapete che vi dico, quasi quasi me la compro. Per fare proprio un salto di qualità, come dici tu, eh. Dopo tutto, non so per quale motivo sto parlando romano, ma sai com'è. Sono felice. Vabbè, qua sto camminando. Si può andare in prima persona? Madonna, no. Pare di stare nei tunnel, quello delle giostre di paura. Ah, qua è chiuso. Fantastico. Ho già sbagliato strada. No, vabbè, fantastico. Veramente che hanno messo sta cosa. Mo. Aiuto, aiuto, però passare qui in mezzo con questa è un macello. Però un labirinto. Le macchinette. Acquisto. Sempre questo. Ma se il posto è mio, perché dovrei spendere un dollaro? Se alla fine, le macchinette sono le mie, perché le dovrei pagare? Cioè, alla fine i soldi a chi vanno? Che ritornano a me? Non credo. Da quel che ricordo dovrebbe essere il luogo dove vanno, cioè, tutte le casse, insomma. Perché appunto, la merce, insomma, le scorte, le cose. E penso proprio di farci un bel po' di soldi qui dentro. Però magari a darla una sedia migliore. Vabbè, cari ragazzi, questo è il mio bunker, veramente uno splendore. C'è anche il lavandino. Nel caso uno si volesse lavare le mani, va qui. E se lava? Vabbè, io porterei al posto questo giocattolino, perché più, perché pare di più un giocattolo che tutto il resto. Uè, meccanico, tutto a posto? Brum brum. È una cosa incredibile sto veicolo, vabbè. C'è poco da dire. Oh, ma troppo va più veloce in retromarcia che normalmente. Vabbè, voglio giusto vedere quale sarà il filmato per quando uno esce, insomma, dal bunker. Non è che sia chissà quale cosa bellissima, però. Oh, attenzione. Oddio, pensavo arrivasse subito. Ah, ma non mi dire, potrei anche girare. Ah, vabbè, non posso farlo perché è troppo larga, è troppo grande la macchina, come fa? Ah, nessun filmato? Ah, ok. Vabbè ragazzi, questo insomma è il mio bunker che ho comprato. Ne ho approfittato veramente così, proprio. Perché vi schiacciavo i soldi, ma quasi quasi, sai com'è. Spero che questo video vi sia piaciuto. Là, che cosa c'è? Ah, pensavo fosse una macchina della polizia. Ma chi ha abbandonato una macchina qui? Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo sono 8 km distante da casa mia, però vabbè. Sono entrato, vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Noi ci vediamo con il prossimo video di GTA Online. Bella ragazzi!